nuovo programma per il quotidiano di Gela TV. Ah, e l'ho intitolato Insomma. Lo ti piace come titolo? Insomma. Anche usino con giacca ne anticipa. Tana miseria. Com'è? Sta diventando quasi impossibile smerdiare questo sindaco. Assessore, eravamo compagni di scuola. Sì, sì. Scuola elementare, quarta e quinta elementare. Quarta e quinta. Luigi Capuano. Luigi Capuano, maestra. Maestra Lombardo. Bravo, bravo. Appena le fa il canile a Gela. Esattamente. La tua domanda risolve il problema? Sì. Sì. Sicuro? Fermo. Sì. No, sì. Allora, se noi abbiamo un canile, parliamo a canile, non parliamo di centro d'accoglienza, sono due cose diverse. No. Centro d'accoglienza, sì, no, la cosa no, è canile. No. Il canile è un posto dove tu prendi un cane, io lo invio e l'avvento e rimane fino a quando muore. No! No! Scusa, mi fermo. Ma allora forse hai sbagliato canile. Fermo un attimo. Mi fa finire? Sì. Giusto? Ma mica c'hanno un canile comunale. Rifugio sanitario, non è rifugio canile. Rifugio sanitario. Sai che fanno le persone dei vari paesi vicini? Se ne vanno all'Icata e vanno a buttare i cani all'Icata. Il canile comunale a Gela significa che noi volontari abbiamo a portata di mano i nostri cani e li possiamo fare adottare. E ci sarebbero molti noi più invece di avere 450 cani ne avremmo meno della metà. Perché se io ho il cane qui a portata di mano, se lo faccio adottare. Io mi sono informato su possibilità di fare un canile. Sì. Esistono canili prefabbricati che ti assicuro che sono eccellenti, sia come struttura, come dimensionamento, so, come spazio, giusto? Mi sono informato pure per quanto riguarda i costi e ti posso dire che c'era pure un progetto che voleva adottare, che era alla fine di via Sette Farine, un progetto è stato davanti perché già ci aveva avuto le autorità. Privato, sì, privato. Ho chiesto anche possibilmente se c'erano fondi comunitari, perché devo trovare i soldi per poter fare le cose. Qualcuno mi aveva detto che dovrebbero uscire con la nuova. Allora, tanto per capirci, con i finanziamenti europei sono finiti nel 2013, sono finiti. I nuovi assi dei finanziamenti stanno partendo adesso. Intercettiamo fondo per poterlo fare, perché è bello parlare, però come diceva qualcuno, senza sorda mista, senza canna, giusto? Quindi vediamo di intercettare i fondi e io ti assicuro che sono dietro per poterli prendere. C'è industrializzazione a Macchitella, si sta facendo, ho parlato già con l'ASP, hanno visto già i locali, sono quelli dell'ex guardia medica, per fare sterilizzazione. Io ho chiesto soprattutto una cosa, la sterilizzazione pure dei cani privati, che sono quelli che fanno sindaco, ma che numero piglia in mano? Sindaco. 47? 47 di mano c'ha. Già per pigliarlo tutto ci vuole un grand'angolo. Vabbè, ma là se un po' parlare più, signore, su cosa lo stavo dicendo una parola, siccome tu quando riprendi mi devi dire ti sto riprendendo. Io abbiamo votato il bilancio, contento ci sono dei soldi per le associazioni per inserire il principio dell'adozione. Cioè tu adotti un cane e sei aiutato per adottarlo. Come la proposta della Boldrini, diciamo, se ti porti un immigrato in casa ti diamo 35 euro. È la stessa cosa che cane. No, qua è il principio degli immigrati, non li adotti. Quindi ragazzi, attrezzatevi a farvi le case, le cucce famiglia. La sto riprendendo, La sto riprendendo. Questa è una manifestazione per far capire all'amministrazione che bisogna mettere in atto tutte le strategie per arginare il randagismo, perché il comune, lei deve sapere che spende 700.000 euro l'anno, li dà ad un canile privato a Caltanissetta. Stanno proponendo all'amministrazione di dare un tot a cane per chi se lo adotta. Una soluzione secondo lei? Una soluzione? No. E quanto è l'importo? Gliel'ho chiesto, parla di 500-600 euro l'anno. L'anno? Ah, 500-600 euro l'anno. Ma quindi il cane deve vivere almeno un anno. Vedi che sto registrando il tuo cane. Registro, vabbè. Sei in onda, Lola. Questo cartello parla delle guardie ambientali. Noi abbiamo fatto un corso, tra un mese, due mesi saremo già dei pubblici ufficiali nominati dal prefetto e potremo fare le multe a chi fa la cacca per strada e non toglie la protezione, chi tratta male il cane, chi lo lascia lì, certo. Chi lo abbandona. Noi saremo in grado di fare, ma sul discorso, senza che l'amministrazione. No, assolutamente, perché l'amministrazione deve intervenire, bravo. Adottato il regolamento comunale all'Arcosa per la tutela degli animali. Domenico Messinese se ne frega altamente, noi glielo abbiamo detto. Il comune di Gela non ha un regolamento comunale sulla tutela degli animali. Assessore, una puntatina non la fa qua.
come sederlo, diciamo così, membri di famiglia. I soldi dove si prendono? I soldi dice che ci sono già una cinquantina di mila di euro. Il comune funziona quando ci chiama, ci hanno trovato sette cucciole, potete aiutarci? Allora il nostro numero di telefono ce l'hanno. Quando invece il comune dice guarda che hanno messo delle somme per aiutarti, ci informiamo, non ci chiama nessuno. È sempre utile qualsiasi proposta, quindi anche l'affidamento, se l'amministrazione lo fa proprio e quindi ogni cittadino provvede a prendere in affidamento un randaggio, che ben venga. Se questa proposta invece che chiederla a noi la proponete alle famiglie indigenti, quelle che non riescono a finire il mese o che hanno problemi devono proprio essere, a finire la giornata, devono essere randaggi. E come sono li controllerete poi? Cioè dico se poi lo adotta un cinese, dico, no? Capito? Ma sì, i controlli si devono fare comunque e poi ci sono sempre le associazioni che vigilano fortunatamente, che sono abbastanza attivi nel territorio. Il contributo a chi adotta il cane, il contributo a loro per controllare. Certo. Ma se invece direttamente fate fare a loro, ma infatti fanno, io non ho sparagnate. Una mozione, non so se lei l'ha letta, dove chiedevo innanzitutto la creazione del canile, quindi nel 2017 si dovrebbe in qualche modo iniziare a fare il canile. Oltre questo ho chiesto che le associazioni che vigilano sul territorio di Gela siano coloro a gestire il canile. E di stare attento perché con tutto il suo materiale che escono sempre in terra di cacca che non se ne può più. Non sappiamo se sono curati. C'è chi la prende. Tanto per incominciare dovrebbero camminare con un libretto andato appresso, il proprietario. Sì, microcippato. E stiamo cercando già a chi d'adottamento. Sì, sì. Lei vuol dire che già sul randaggi chi che patruna. Esatto. Che razza è il cane? Cani randaggi. Non lo so che razza. È il randaggio, cane randaggio. Consigliere, la posso riprendere? La sto riprendendo già. Attenzione che ci stiamo riprendendo. Siamo innamorati. E tu che tipo di cane randaggio vuoi? Ma io un carlino mi prenderei. Carlino? Un carlino randaggio lo prenderei volentieri. Questo contributo da dare a chi adotta un cane. Io. Lei c'è di mezzo pure? 500 euro paga il comune per il canile, per un ricovero del cane? Io che ho adotto un cane avrò 500 euro meno di tasse da pagare. Ah, di tasse? Di tasse. Esatto, di già tasse è da diverso. Di no, contributo. Di tasse da pagare. Ho capito. Io. Ah. Se un cane deve essere adottato da una persona che ama gli animali è una cosa. Se invece l'adotta per eliminarlo, per lasciarlo nuovamente su contributo, allora gli serve una cosa che è un rascapignato. Io pago di IMU 200 euro l'anno, di immondizia 150 euro, già sono 350, 150 altre tasse, direi che io mi adotto un cane e questi 500 euro non li pago l'anno. Proprio così, eh? Ieri sera hanno trovato due cuccioli nella spazzatura. Rotti o interi? Erano rotti? No, erano interi. Funzionanti? Funzionanti, abbaiando. Si potevano utilizzare ancora. Tre cuccioli sono ancora dentro un cartone all'elettroclima. Io non so se qualche volontario è riuscito ad andare a vedere la situazione, però la risposta stamattina sia del sindaco che del vice sindaco siciliano sia della dirigente è stata quella di dire non abbiamo soldi, non li prendiamo. Tradotto, che vuol dire? Falla morire. Certo. A voi la linea studio, a dopo, c'è una musica ciao, che proprio basta. Va bene, vediamo chi c'è di poter intervistare. Qui c'è il consigliere Casano, che ormai l'abbiamo intervistato, può già aver corrotto gli altri, quindi non è... Ci stiamo riprendendo di che cosa? Ci stiamo riprendendo, cioè, così vabbè. La sto riprendendo. Perfetto. Così ci stiamo riprendendo. Sicuramente. Allora, questo contributo da dare a chi adotta un cane. Cioè, i contributi a pioggia lasciano il tempo che trovano, non risolvono sì, i problemi. Sì, il consigliere Casano mi ha aggiornato che lui invece ha proposto una detrazione di tasse a chi adotta ma un io, cane. Ma io la mia lei cosa idea personale sarebbe quella di fare un canile a Gela e quindi evitare che i soldi vengano spostati a Caltanissetta e portare gli animali a Caltanissetta, gli stessi soldi li possiamo utilizzare per fare un canile a Gela. Anche perché era nel programma del Movimento 5 Stelle quello di fare un canile a Gela. C'è anche Cirignotta. Sì, facciamo unica botta. Che ci sono degli aggiornamenti clamorosi. Allora, praticamente c'è qualcuno che è contrario, che dice che questi contributi sono i soliti
i soliti, come si dice, i rascapignatismi. Andando alla giunta che ha fatto un emendamento per dare il contributo a chi adottava un cane, deve sapere che prima bisogna fare il regolamento. Andiamo a regolamentare e disciplinare le modalità di erogazione e dopodiché possiamo parlare, altrimenti quell'emendamento è soltanto rimasto solo sulla intanto carta. Ci sono i soldi, basta. Quindi adesso devono operare. Il regolamento operare. Si deve fare. Presidenta, la sto riprendendo, la sto riprendendo, la sto riprendendo. Mi fa piacere. Ci stiamo riprendendo. Ve le sognate voi queste cose, no? Guarda, guardate, faccio una piccola zoomatina, tanto ormai gliel'ho detto che la sto riprendendo. Ecco, questa è la nostra presidenta. Allora, presidenta, contributo a pioggia o canile o no? Come no? Non gestisco risorse finanziarie. Ah, quindi è per il canile? La presidenta non comment. Ci sono, praticamente, hanno istituito un capitolo che sembra che ci sono 40.000 euro a chi adotta un cane, però per erogare i contributi le amministrazioni pubbliche, il comune è un'amministrazione pubblica, si deve dotare di un regolamento. Se non, senza il regolamento quei soldi rimarranno sulla carta, non potranno essere erogati. Ho capito, però se è andato a fare, se lei ha messo la ora prima, l'affrontiamo. Vi concentrate per il ora canile. In conferenza dei capigruppo l'affrontiamo questa vicenda di queste somme del regolamento, perché lo può fare benissimo la commissione affari generali. Presidenta, c'è confusione. Ma c'è confusione, cioè qua ho contributo a chi adotto cane o canile. Come esce? Noi abbiamo fatto una mozione in consiglio comunale, abbiamo provato una mozione in consiglio comunale. L'amministrazione deve fare le sue scelte politiche. No, Casano si è preso l'assessore e basta. Ormai Casano? Ormai no, il cane no. Allora, sta smalanando. Sì, voleva l'assessore. Ah, sta malanando, come si dice? Ci mette la colpetta a malanare. Ah, ecco. Casano è... Allora, lui è la colpa di questa condizione. È lui, Casano. Grazie. E hai visto? A questo punto niente, basta. Possiamo interrompere la trasmissione, la magistratura farà il suo corso, perché questo è basta, è Casano, tutto questo bordello, è Casano che sta avvelenando le menti di tutti i consiglieri, a chi non ci dice una cosa, a chi non ci dice un'altra cosa, a mia madre dice una cosa, i prossuni così li sciarriamo tutti in rade neatri e il si chiappa l'assessorato. Allora, praticamente poco fa, sai che hai visto che avevo un'altra telecamera che ci stava riprendendo, no? Sì. Vi sto riprendendo, vi sto riprendendo. Ma di quello di cui stiamo parlando? No, io sto dicendo, non lo so di cosa state fando, però io vi sto... Strategie, Totò. E poi, come sono andato di là, ho visto che c'era il bottone rosso, spento. Quindi c'è la probabilità che non che è... nulla sia stato ripreso. E io proprio un riassunto riguardo la profilicazione, questa cosa della serializzazione... Il riassunto è semplicemente questo, per legge il comune deve iniziare ad occuparsi del problema del randagismo. Il randagismo non è un problema solo degli animalisti, delle persone sensibili, ma è di tutti. Quando chiudono le murate moliontee, quando c'è un incidente stradale, quando c'è un'aggressione, questo avviene perché abbiamo sul territorio moltissimi randaggi e il problema non viene affrontato per legge. Il comune, l'ASP devono iniziare a sterilizzare in modo massiccio, i proprietari devono sterilizzare anche i propri cani, devono microcipparli, devono raccogliere le deiezioni, il comune deve multare chi non fa tutto questo e bisogna iniziare assolutamente a pensare ad un canile comunale, perché il comune di Gela spende circa 700.000 euro l'anno per i cani che vengono trovati sul territorio e portati nei canili dei comuni circostanti, perché invece questi soldi non spenderli sullo sulla territorio, tra l'altro creando posti di lavoro, cosa di cui non si parla mai, avere un canile qui, iniziare ad esempio il discorso della pet therapy, quanti posti di lavoro creerebbe in città, formare dei ragazzi per esempio per multare i cittadini che non rispettano la legge, non sarebbe anche questo lavoro? Gli animalisti, tra l'altro le associazioni che ogni giorno lavorano sul territorio, ad esempio dando da mangiare a cani e gatti e quindi tenendoli tra virgolette a bada, perché un cane che ovviamente ha mangiato o un cane che è stato sterilizzato è meno aggressivo, giusto anche certo, nel fare branco. Questo è questo lavoro
è bene che le istituzioni inizino a prendersi le proprie responsabilità e a dialogare con le associazioni e fare dei tavoli di concertazione. Le associazioni già hanno tutte le risposte e le soluzioni per poter avviare quantomeno a delle azioni concrete, reali e subitanee. Perché questo non viene fatto? Perché bisogna essere ancora scolpati? Questo è il motivo di questo sit-in. Si stanno raccogliendo tra l'altro delle firme per fare comprendere che il problema non è soltanto degli animalisti. Adesso è bene che qualcuno ci dia quantomeno delle risposte. Ma sul riassunto l'hai tu già pronto, tu, Totò, a che parliamo di suo problema da una vita. Padre, una domanda, padre. Praticamente che se c'è sta musca proprio, dare un contributo in denaro di circa 500-600 euro l'anno a chi adotta un cane. Non lo so, io penso che per chi ama gli animali, se uno adotta un animale solo perché viene dato un contributo, allora io... Grazie, pace. Padre. Pace e bene. Pace. Consigliere Scerra, la sto riprendendo. Sì, la può fare tranquillamente. Il canile comunale con la legge 15 del 2000, quella regionale, che in pratica ti aiuta assieme alle altre città comprensori a fare un canile di comprensore. Quindi potrebbe essere una soluzione risparmiare 400.000 euro l'anno e portare avanti un'idea, quindi con i soldi nostri, e fare un canile comunale qui a Gela, dare lavoro ai gelesi e soprattutto trovare soluzioni per questi poveri animali. Grazie. Va bene, prego. Ah, mi riprendi tu, bene. Bene, bene, perfetto. C'è il REC, c'è scritto? No, sì, ecco, perfetto. Allora, praticamente ci sono alcuni consiglieri che proponono una cosa di fare il contributo a chi si adotta un cane di circa 500-600 euro l'anno. E poi, questo è... Ah, scusa, prego, in diretta, prego, in diretta. Prego. Pronto? Vabbè, allora non c'è bisogno, no? Va bene, va bene, va bene, ok, ciao, ciao, ciao. No, era Manuel Arcurio, che praticamente Arcurio. Il volo ci ritarda, che la devo andare a prendere io. Pure lei per il sit-in dei cani? Sì, deve venire qua a mettere la firma. Ah. E praticamente allora c'è questa proposta di contributo, però poi c'è chi vogliono fare pure il canile. Sì. Poi un contributo a chi controlla, a chi deve controllare, a chi si affitta un cane, cioè a chi si adotta un cane, gli danno il contributo. Non si vorrebbe che magari lo adottasse un cinese, capito? Emendazioni e cose burocratiche devono proporre, ora lo devono votare, noi l'abbiamo proposto già un anno fa, nel 2017 dice che deve partire il canile, però io mi sa che siccome c'è il 17, allora loro anche scusa, quest'anno salterà, certo, 18, perché 17 è un altro business. Schiaccia REC, ancora è scritto? Sì. Schiaccia quella rossa. Quella rossa. A voi la linea studio. Allora, ancora giumato. Ma ne stanno, eh? Poi la signorina ce la facciamo un'altra volta. No, io di cani non parlo, ne ho 5 e non, e non dico che cosa vorrei fare con quei cani. No, non mi riprendere mentre dico queste cattive, le amo gli animali, sì, sono animali.